stasera quasi quasi vuoi il cinema. Allora, vediamo un po' che danno. E chiuso. Allora, e poi Gambrinus, chiuso anche Gambrinus. Andiamo ai Manzoni, chiuso anche in Manzoni. Vabbè, poi il teatro, vai, poi teatro della compagnia, chiuso anche quello. No, e vo a casa, allora sto a casa. C'era una volta il cinema, proprio così. Qui alle mie spalle, dove vedete questa libreria, c'era l'Excelsior, uno dei cinema più famosi di Firenze, location di Caruso Pascoschi di Francesco Nuti. Ok! Forza, apri! King deve far mangiare questa banda di affamati! Li calma tu! Ci vede sempre qui. Andiamo, è tardi. Sono le 4:30, ci abbiamo mezz'ora e basta. Dai, amore, sono tutto un bollore. Stesso destino ha incontrato il cinema Edison, dove è sorta l'omonima libreria. Molti cinema sono chiusi a Firenze, che ne pensa? E questo ci dispiace, perché della nostra generazione anziana erano un po' i luoghi di ritrovo di certi spettacoli. Per cui le chiusure a questo punto insomma, danneggiano anche le proiezioni dei film, perché meno sale ci sono e meno film si proiettano. E l'ultimo, il Gambrinus, che oltre a essere un locale di ritrovo, venivano anche proiettati film importanti. Peccato, perché erano cinema storici. Insomma, da una vita, da quando ero bambina io c'era il Gambrinus. E andare fino ai multisala un po' più in periferia è più scomodo. Mi piacciono, non ci vado quasi mai. Cinema chiusi a Firenze, che ne pensa? È una cosa schifosa. Sono tanti, sono chiusi. Sono tanti, nel centro c'è rimasto solo questo e basta, e l'Odeon. L'Odeon, e lei sta in centro? Io sto in Via Verdi. Andare al cinema fuori è complicato. No, sono vecchio. Lei va al cinema? Qualche volta, sì, sono un pochino più assorbito dalla televisione, da DVD, ma capita qualche volta. E qui a Firenze in centro sono chiuse molte sale, che ne pensi? A me personalmente dispiace, perché appartengono a dei ricordi, a una Firenze che in parte non c'è più, secondo me è molto, anche molto importante, tipo vecchio Edison, tipo Gambrinus, secondo me erano dei punti di riferimento e anche di un certo livello anche di raffinatezza, sì, e culturale, sì. Molti cinema sono chiusi a Firenze, che ne pensa? Male ne penso, perché era l'unico cinema della zona dove si poteva venire a vedere dei film. E poi tenuto male, così brutto, io preferirei che lo riaprissero. Qui c'è... capito troppe cose, fra l'affitto, anche questa gente qui non riescano a guadagnare niente. Ma mi dispiace, perché io ci andavo anche. Secondo me non si sa che ci viene e si vedrà. Parlano di fare altre cose, ma non si sa bene ancora cosa. No, a me dispiace tantissimo che qui questo cinema è stato chiuso, perché insomma anche i ragazzi e dai cinema più vicino. I bambini anche, insomma, si faceva subito ad arrivare. Ma io penso che stavo chiuso perché, a parte ora con tutte le cose che c'è alla televisione, e poi per il parcheggio delle macchine, ma anche il parcheggio. E poi ora stanno facendo la multisala qui vicino, penso che sia stato chiuso per quello. Thank you.
Olivia, presto!